Piantali, piantali. Mi sto saltando sopra. Raga, 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 scusami. Frat, vieniti. Erano giorni che non si vedeva un pesce, e infatti le condizioni erano pessime. C'era forte vento laterale, grossa onda di fondo, faceva freddo ed era nuvoloso. Decido quindi di optare per una canna da 2,5 oz circa, con un'azione extra fast, abbinata ad un filo ed un terminale molto sottili per poter lanciare e allo stesso tempo per poter essere il più naturale possibile in acqua. Quindi monto su un jig da 60 grammi, inizio a jiggare e tra pochi secondi vedrete il risultato. Scivolare, tranquillo. Apro un po'. Palla di merda. Tranquilli, raga, tranquilli. Per amor c'è che tu serra. Piantali, piantali, te l'ho detto, fra, è pericolosissimo, ora corri, ora corri. Pianta, pianta. Dai, peschiamo o no?
problema di sta pesca è che muori, cazzo. Non è che non fai pesce, che muori. Ci sono uomo, ci sono. Occhio, eh. Sì, sì. Vai, vai, vai. Vai lì, scusa, zio, vai tu lì. Te lo guardo io, vai, te lo guardo io. Vai. Vai, ora si è calmato, Dan. Apri, apri, apri. Prova. Perché scendo lì? Eh? Apri, apri, apri. Vai, fatalo, fatalo. Sali, sali, sali. Perché sono andato tutto. Stai indietro, Matti, indietro, indietro, indietro. Vai, 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 vai. Apri, 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 apri. Occhio che arriva di nuovo, occhio, occhio. Vai, 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 tirati, tirati, tirati. No, no. Okay. Non c'è, eh? È già fatta, è già fatta. È già fattissima, cazzo. Non devi vedere i piedi, non ti muovo. Ora. Non muovo. Tiro, 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 non tiro, non tiro, fra, tiralo fuori, via, 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 via. Oh. Vai uomo, vai uomo. Dove sembra il pesce? Vai uomo. È gasata anche a me, cazzo. Eccola qua. Purtroppo io la GoPro ho cercato di attivarla ma non ci sono riuscito. Combattimento assurdo. Con questa palamita, ricordo, filo cinese in canna, di prova, jig cinese, sono tutto alla perfezione. Pesce bellino, 3 kg li ha tutti, divertente, super combattimento. Ora continuiamo a martellare. Bella pala. Si inizia a pescare, peso. No, in realtà è un po' più leggero, di là si moriva. Di qua... le vedi le onde arrivare a scappi, me ne sono due secondi ora. Sono onde comunque grosse, cazzo. Questa com'è? Dai. No, questo mi fa impazzire. Hai visto? Dalle palle, troppo pericoloso.
solo briefing, zio, andiamoci da cazzo per un lato. Arrivo, arrivo! Le onde, le onde, chiamate! No, non sale, non sale, non sale. Le onde, voglio sentire le onde! No, non sono un cazzo! Via cazzo! Vai, vai! È il triplete! Sì, dai! Allora, sgamma il volo! Vieni la piana, te la faccio il volo! Vedete che c'è i guanti? Tengo io, tengo io, vai con due mani. Ok, vai, libera. Dammi. Fammi un primo piano. Dai, uomo! Eccola qua. Vedi, vedi. Aspetta, Giovanni. Vai, vai, vai. Ehi! Eccola lì. Cazzo, te, merda di pesca estrema! Ora c'è un piccolo problema, dobbiamo raggiungere il mio socio. Il problema per raggiungere il mio socio, nonostante il mare è tempesta, dobbiamo attraversare una lingua di terra. E come potete notare, non è per niente ospitale, ma è il più delle volte subacquea. Infatti quello spot in condizioni di norma è subacqueo, che è costantemente preso dalle onde. E ora io devo passare là in mezzo. Porca boia, che boiata! Che stronzata che devo fare! Non fatelo a casa, se stronzate qua, per favore! E già ci sono andato e tornato indietro una volta, che avevo rotto la gomma. Arush, bufrop! Oh, madonna. Poi è peso, eh. E ovviamente don't try this at home. Ci mancherebbe anche. Thank you.
facciamo? Torniamo a te. Dopo di questo ritardo. No, 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 no! Vai, 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 vai! Vai, per favore, da lì, Fra! Fra, tieniti! Vai, 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 via, 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 prendi! Mano, 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 Fra! Perché sono andato là? È profondo lì! Ci pazzi! Ultime ore! Cambio luce! Ultimi 10 minuti, altro che ultimi ore, tra Maron, che cazzo c'è là in alto? Che bordello! Condizioni fotoniche che non stanno in cielo né in terra. Sembra di stare su. Sì, qua è un casino. Sì, secondo me uno era anche 7 metri. Sì, sì, lo so. Si è mangiata tutta quella collina là, quell'onda. Condizioni hyper. Ma ragazzi, nel chill. Stiamo sgommando per trovare il serrone. A me piace l'idea di farla a gomma. C'è un pesce che non mi ispira. Fatta a gomma così veloce, come ho fatto il giurello, mi fa impazzire. Già oggi ho tranciato una gomma. Non c'è rimasto perché si è staccato l'amo dal Black Minnow. La testa del Black Minnow col corpo tranciato ma senza amo dentro, cose fuori di testa, ed era messo bene, mai visto una roba del genere. Ma io dico, la gomma è l'esca che simula meglio il pesce, simula proprio bene. Come cazzo fai a volte che non hai una mezza legna sulla gomma e sei lì che smatti? Occio! Me l'ha tranciato! Corri, ora moriamo! Fra, era proprio lei che ha mangiato. Non so se hai capito. Un attimino, eh? Via, 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 ragazzi, io. Sono cagato in mare. Porca puttana, zio. Bella doccetta, la puttana. I zaini come staranno? A posto. Sono cagato. Te l'ho visto enorme. Zio gli ha fatto risacca. Zio gli ha fatto risacca quella che è arrivata dietro, eh. Se no faceva tsunami quella, Sì, io mi. Hai visto che che montagna. Questo era il fondo. Ha fatto così, non so cosa fosse, ma ha saltato un pesce, sembrava una lampuga, sembrava. Ma sarà a 300 metri di distanza,
anche di più. Si è vinto? L'ho messo lo zaino. Ah, certo. Devo vorrei cambiare esta. Se riesci sì, zio, dopo sto lancio. Vieni con me me la dai. Ti metto un Black Minnow più colorato, quello lì che ho preparato, stai incollato bene. Perché c'è tanta spuma, magari ne metto uno bello acceso, funziona. Arrivo! Vai, 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 vai! Cos'è, GT? Cos'è? Terra. Terra? Guarda la tensione, non mi ricordo. No, no, no. E il terrore, però, occhio a testa, occhio a testa, occhio a testa, occhio a testa. È successo davvero dell'incredibile. Mentre stavo sistemando la canna, è arrivata un'onda enorme che ha sommerso l'intero spot. Il mio amico era nella pozza a ravvivare il serra ed è stato completamente inondato, gli è stato strappato di mano il pesce. Credevamo di averlo perso, ma ad un tratto Lorenzo vede qualcosa. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Nella buccona, nella buccatura lì. L'ho visto. Occhio, 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 occhio. Quella lì, la prima per sinistra. Quella lì. Dove c'è il cefalo? Ok, l'ho visto, sono sicuro. Sulla canna, montala corretta, te lo raccomando. Aspetta, qua c'è la merda, qua c'è la merda. Aspetta. Serrone canario. Quello che gli va in acqua. Via, 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 via. Basta, andiamo via, andiamo via, basta.